Ah, Londra, che città! Storia a ogni angolo di strada e turisti che la immortalano. Pub che servono pinte e sorrisi. Musica, teatro e arte. Multiculturalismo. E la metropolitana più antica, The Tube. Lo standard per tutte le altre città non si discute. Sono serviti 12.000 anni per costruirla. E solo una notte per distruggere tutto. Rapporto sulla situazione? Perimetro di sicurezza disattivato, ma ci sono i tuoi amichetti volanti. Porca puttana. Dalton, non perdere tempo. Sì, signora. Sono dentro. Hai idea di cosa troveremo, Bagley? Se non fossi andato via di corsa, hai mai pensato di lasciare questo tipo di minacce alle autorità? Divertente, Bagley. Qualunque autorità preferirebbe arrestarci piuttosto che fare qualcosa di utile. Dovremmo cavarcela da soli. Fa attenzione, Dalton. Bagley, senti apprensione nella voce di Sabine. Fantastico, parlare di sentimenti a un computer. Questo spiega molto. Piantatela voi due e mettetevi al lavoro. Agli ordini. Sa che ti ho fatto male. Fai il bravo e non dare spettacolo, Dalton. Se loro non sparano a me, io non sparo a loro. Che dici? Hanno scatole piene di roba del DedSec. Cosa? E come hanno fatto a prendersela? Non lo so. ma qualcuno vuole far sembrare che il DedSec sia stato qui. Merda. Procedi con estrema cautela, Dalton. E comunque chi sono questi tizi in nero? Non sono identificabili. Non credo sia un caso. Dispositivo avviato. Ripeto, via i fuochi d'artificio. Cazzo, questo posto è pronto a saltare per aria. Gesù, quei contenitori. Bagley non sarà... Nitroammina RDX, tanta da radere al suolo il Parlamento. Rilevi un detonatore, Bagley? Non proprio, ma c'è un dispositivo che sta inviando un fottio di dati criptati dal piano sopra di te. Allora ci siamo. Vado subito. Hanno messo la firma del DedSec su tutte le bombe. Queste merde vogliono far saltare il Parlamento e dare la colpa a noi. Non lo faranno se arrivi al detonatore. Camera dei Comuni. Chiunque siano questi tizi devono avere le palle per prendere di mira il governo. Ecco il detonatore. Ed è già innescato. Bagley, mi servirà una mano. Sì, ma purtroppo sono tagliato fuori. Cazzo. Non abbiamo speranze senza Bagley. Aspetta, forse conosco un modo. Sono stato addestrato alle procedure manuali. Sei pieno di sorprese. Cerca di sbrigarti. Ok, Bagley, ora tocca a te. Ci sono. E le bombe si sono appena innescate. Questo complica un po' le cose. Porca puttana. Ci riesci o no? Certo, ma potrei anche attivare un falso contatto e farti saltare in aria. Ti avviso. Questo attirerà un bel po' di attenzione, Dalton. Ah, ci conto. Abbiamo compagnia sul retro. Merda. Dalton, abbiamo un po' di casini qui al QG. Quanto ci vorrà ancora, Bagley? Dipende da quanto spesso mi interrompete. Ok, gente. Su le maschere e mano alle pistole. Tra poco si balla. Cazzo. Ce li ho addosso, prova a trattenerli. Vieni fuori! Ovunque tu sia! Libero, continua a cercare. Novità, Bagley? Diciamo solo che il livello di sicurezza anti-intromissione è tanto sorprendente quanto seccante. Ci sto lavorando. Bagley, dimmi che stai per finire! Ho aggirato la sicurezza. Sto spulciando terabyte di finto codice che nascondono la sequenza di detonazione. Alzare le maniere forti. Oh. Dalton, problema. Mi servono le tue appendici fisiche ora. Che succede? Ci sono 3 slot sulla sinistra, uno è il ricevitore. Devi tirare il filo del controller. Mi prendi per il culo? Proprio per niente, tira quel filo. Se mi fai saltare in aria... Bomba disinnescata. Visto? Non è stato difficile, no? Bagley, bastardo. A momenti mi prendeva un colpo. Wow, ma che cazzo sta succedendo? A quanto pare il Parlamento non era l'unico bersaglio. Si sono appena attivate altre bombe. Sullo schermo, Bagley. Cazzo, dobbiamo dare l'allarme. Facciamo evacuare quei siti. Sono sparsi in tutta Londra. Non c'è tempo. Ma c'è mia sorella alla conferenza Toan. Dobbiamo fare qualcosa. Ho rilevato un trasmettitore sul tetto che manda un segnale agli altri siti degli attentati. Se riesci a raggiungerlo... Posso bloccare tutto. Sabine! Cazzo! Dalton, sono entrati! Via! Sul tetto! Sabine, che succede? Siamo sotto attacco, è un massacro. Da protocollo dobbiamo cancellare tutto, anche Bagley. Mi serve per il trasmettitore. Lo so, ma nessuno deve sapere quel che sa Bagley. Nomi, operazioni, luoghi. Ok, farò alla vecchia maniera. Cancellalo. Sì, cancellami. Fallo, Sabine, e poi vattene da lì. Merda. Ok, Bagley è andato. Sei da solo ora. Dalton, se va male... Andrà bene. Ci vediamo dove stabilito. Promesso. Buona fortuna. Aiuterai con una faccenda importante. Importante, dici? Far morire cittadini? Esatto. Per salvare il mondo È già successo che migliaia di londinesi siano morti, no? La peste, il grande incendio, il blitz. Spiacevole. Ma la distruzione è sempre la cura. E comincia oggi. Zero Day. No. È giunto il momento di una resetta. Oh mio Dio. Istanti fa una serie di esplosioni hanno seminato distruzione in 3 luoghi di Londra. Le autorità hanno chiesto ai residenti di rimanere in casa in attesa degli sviluppi della situazione. Non si conosce ancora il numero ufficiale delle vittime, ma si sospetta... Centinaia di persone si sono radunate spontaneamente per una veglia a lume di candela durante la quale esprimere vicinanza alle famiglie e il cordoglio della città. Londra è più che mai determinata... In una conferenza stampa al 10 di Downing Street ha affidato a Nigel Cass, CEO della milizia privata Albion, la gestione della sicurezza di Londra. Cass si è impegnato a dare la caccia al DedSec, il gruppo terrorista a risoluzione di forza. Albion ha utilizzato avanzati sistemi di intelligenza artificiale e droni autonomi per catturare i membri superstiti del DedSec. Un severo monito a tutti gli aspiranti ribelli. I più importanti del paese stanno registrando profitti record grazie a una maggiore efficienza di produzione e di distribuzione, consentita dall'uso di nuove tecnologie concepite in origine per scopi puramente militari. Le attività criminali sono in netto calo nella città di Londra. Scommesse clandestine, traffico di droga e prostituzione diminuiscono in seguito ai provvedimenti contro i capi di 4 dei 5 maggiori clan criminali. Le strade di Camden e Brixton saranno... Per i cittadini onesti di Londra, grazie al prolungamento fino a data da destinarsi del mandato di Albion, la vita sta finalmente tornando alla normalità. In tutti i quartieri sono state rimosse le limitazioni agli spostamenti grazie all'adozione di... Affermano le fake news, i disordini a Trafalgar Square sono stati un fenomeno trascurabile. Probabilmente sono opera di agitatori stranieri che diffondono falsità. In ogni caso, Albion continua a mantenere il pieno... Circolano in internet nonostante le misure del governo contro le fake news. Tali teorie, secondo cui i terroristi del DedSec sarebbero stati ingiustamente accusati degli attentati diffuse nel dark web, sono state ampiamente smentite. I nostri reporter non hanno trovato un solo londinese disposto a esporre pubblicamente tali teorie. I fatti non lasciano spazio ad altre interpretazioni. Mi serve una squadra, ma non posso rimettere in piedi il DedSec da sola. Hackeriamo il CTOS di Londra e vediamo chi è disponibile. Sono Claire Waters e in questo episodio di Buccaneers Radio parliamo del gruppo di attivisti digitali e presunti terroristi del DedSec. Abbiamo in linea Colin, un ascoltatore. Che ne pensi, Colin? Lo dico dall'inizio che avremmo dovuto sbatterli in galera, quelli del DedSec. Adesso dico che bisognerebbe fucilarli e basta! Ma non ti sembra un po' troppo comodo che siano stati additati come attentatori senza uno straccio di prova? Ma hai visto il Tor? Hai visto in che stato è la città? Che altre prove ti servono? Beh, Colin, direi che bisognerebbe considerare la loro storia di azioni non violente. Albion ha mandato in ospedale molta più gente del DedSec in questi mesi. Sento puzza di capro espiatorio. E ora abbiamo in linea Emily. Emily, tu cosa ne pensi? Hai perfettamente ragione, Claire. Il governo ha incastrato il DedSec per far credere di avere il controllo della situazione. Probabilmente non hanno idea di chi ci sia dietro gli attentati, ma questo non fa bene alla loro immagine, no? Il DedSec è la loro spina nel fianco. Quale miglior capro espiatorio? Angie, tocca a te. Tu cosa pensi di tutto questo? Penso che il DedSec abbia rivelato la sua vera natura. È terribile pensare che per anni li abbiamo lasciati agire indisturbati. Terroristi, nati e cresciuti sotto casa. Il DedSec ti fa più paura delle varie bande di Londra tipo il clan Kelly? I Kelly al massimo ti incendiano il negozio o ti ammazzano. Non si sognerebbero mai di mettere una bomba al Parlamento. E ora tocca a... Crypto King, ti senti più sicuro usando uno pseudonimo? Tutti dovrebbero usarne uno, perché permettere loro di controllarci ora che sappiamo di cosa sono capaci e fin dove sono disposti a spingersi. Aspetta, stai parlando del governo? Stai dicendo che secondo te il governo è responsabile degli attentati? Oh, fidati Claire, non l'hanno fatto da soli. Sono tutti responsabili. Il governo, Albion, il Sears, Bloom, quella stronza di Sky Larsen, fino a Downing Street. Vogliono tenerci nel terrore, domarci col controllo della mente, sfruttarci fino all'ultima goccia di sangue e quando saremo morti vendere i nostri cadaveri. E cosa suggeriresti di fare, Crypto King? Rifugiarci sottoterra, giù fin dove non arrivano i segnali elettrici. Non c'è altro modo. Grazie agli ascoltatori che ci hanno chiamati e grazie a tutti per avermi seguita alla ricerca della verità. Nella prossima puntata di Buccaneers Radio ci occuperemo di Albion. Chi sono questi uomini e donne pagati profumatamente per la difesa della città? Proteggono noi? Proteggono Londra? Proteggono gli interessi di qualcun altro? A risentirci alla prossima settimana, pirati! Da Claire Waters è tutto. Merda, la situazione è peggiore di quanto credessi. Ah, ma un candidato c'è. A quanto pare sei tu l'unica speranza del DedSec. Ce l'hai fatta, mi fa piacere. Se vuoi dedicarti alla causa, il DedSec ha bisogno di te. Ti invio le coordinate del nostro ultimo rifugio, ci vediamo lì. Ok. Guida automatica attivata. Guida automatica disattivata. fasce orarie ad alto rischio. Ok, lo ammetto, ho paura. Discutiamone. Ah, era anche ora. Ok, ci sono, va bene. Va bene, basta. Ho scaricato una patch sul tuo Optic per farti accedere al nostro sistema di sicurezza. Le impostazioni non permettono a persone esterne al DedSec di entrare. Dovrai forzare il blocco manualmente. Molto bene. Per questo giochetto ci vorrà tutta la mia sensibilità. Dobbiamo svegliarci. Hai problemi cognitivi o è solo la tua espressione normale? Se non intendi ascoltarmi, dovrò rivolgermi alle autorità. Dovresti parlare di... Scusa, devi stare... Manda Sabine, vero? Ci vediamo di sotto, allora. Adesso cosa c'è? No, grazie. Cosa abbiamo fatto realmente qualcosa? Ora doveva succedere. Molto meglio. Quelli sono abiti o un'esperienza? Ci siamo, sono tutto un fremito. Ehi, ce ne sono? Forse dovrei riattaccare la corrente. Qui è Londra chiama Londra. Io sono Tash e siete... Registrazione al DedSec non rilevata. Identificati o dovrò bloccare le uscite, hackerarti l'Optic e rileggerti tutti i messaggi che hai scritto in stato di ebbrezza. Oh, ma che modi! Mi manda Sabine. Sabine è viva? Questa è una buona notizia. Io sono Bagley, l'esclusivo e super tecnologico assistente virtuale del DedSec e sono rimasto fuori servizio per qualche mese. A ogni modo, prova a connettermi alla rete del DedSec, così potrò diventare più potente di quanto tu possa lontanamente... Cioè, potrò scoprire cosa è successo nel frattempo. Ok, preso. Quest'oggi, qui su Upload, parleremo di una persona di spicco, Sky Larsen. Ciao e bentornati a Upload! In questa... Ah, ecco fatto. Sono di nuovo connesso alla rete. Sto scaricando il nostro database, gli archivi delle notizie oh no. Il gruppo terrorista DedSec responsabile degli attentati a Londra. Dalton Wolf morto? Vi lascio soli un momento e voi mandate tutto a puttane. Se non è stato il DedSec a commettere gli attentati, la domanda è: chi è stato? Dopo la bomba al Parlamento disinnescata da Dalton, o meglio da me, ho un vuoto di memoria. Mi mancano informazioni su quanto è successo dopo che mi hanno scollegato, ma a quanto ho capito è coinvolto un misterioso gruppo di hacker chiamato Zero Day. Credo che Zero Day abbia pianificato gli attacchi e incastrato il DedSec. Vieni al mio terminale. Sabine ha chiesto una videochiamata. Qui è Londra chiama Londra. Io sono Tash e siete su Buccaneers Radio, la vostra fonte preferita di verità scomode. Nel mondo di oggi abbiamo dovuto abituarci a essere costantemente sorvegliati dagli Optic montati sulle nostre tempie, dalle telecamere e ad ogni nostro click in rete. Tutto quello che facciamo sembra alimentare il mostro dei big data. Perché i grandi gestori come Bloom sono così ansiosi di impossessarsi dei nostri metadati? Che cosa se ne fanno? Torneremo mai ad avere una vita privata? Che cos'è la privacy nell'era digitale? Cosa succede quando capitalismo e sorveglianza si fondono? Come sapete, qui su Buccaneers manteniamo l'anonimato. E in collegamento da un luogo sicuro abbiamo il nostro nuovo analista tecnologico, Charles. Ha lavorato in tutto il mondo per preservare la democrazia nella guerra dei dati. Ti passo Sabine Brent. Ti suggerisco di ascoltarla molto attentamente. Eccoti qua, sono felice di vederti. Bagley, Cristo, che bello sentire di nuovo la tua vocina. La tua memoria è intatta? Nemmeno lontanamente, l'ultimo dato che ho in memoria è l'attacco al nostro QG. L'unica pista che ho è un gruppo chiamato Zero Day. Ti dice niente? No, ma il QG è stato attaccato da uomini in nero, gli stessi che erano al Parlamento. Forse lavorano insieme. Non avevamo chance. Hanno ucciso tutti quanti. Brutto affare. Come hai fatto a sopravvivere? Sono scappata per le fogne fino a Camden. Un contatto mi ha fatta uscire dalla città e poi sono rimasta nascosta nel nord. Molto saggio. Il tuo profilo è segnalato come bersaglio ad alta priorità nel sistema di sorveglianza. Anche con un riconoscimento parziale ti sparerebbero a vista. La città vuole il sangue del DedSec, temo. Vorrei tanto aiutarvi, ma temo che rischierei il culo. E io ci tengo al mio culo. Senti, se c'è qualcuno che sa che cos'è il rischio sono io. Ho perso tutto e tutti. Ma la questione è semplice. Londra è in una spirale suicida. E se il DedSec non riesce a tirarla fuori, beh, non ci riuscirà nessuno. La città ha bisogno di una resistenza. A cominciare da te. Che ne dici? Suppongo sia ora di darci da fare. Ottimo, nuovo utente registrato. Il DedSec ti dà il benvenuto. Sarebbe dai responsabili mandarti allo sbaraglio senza nessun tipo di supporto. Nel rifugio troverai gli elementi base della tua attrezzatura da attivista del DedSec. Abbiamo delle sofisticate soluzioni per proteggere la tua identità dalla tecnologia di riconoscimento facciale. Si chiamano maschere. E già che ci siamo, che ne diresti di rinnovare il tuo guardaroba? Insomma, guardati. Ora hai tutti i tuoi giocattoli nuovi, ma devi apprendere le basi del mestiere. Devi imparare a fare appugni, come darli e come prenderli. Se Albion ti vede arrivare ad armi spianate, ti tempesterà di proiettili. Noi cerchiamo di evitare i danni collaterali. Per il DedSec, l'uso delle armi è una soluzione estrema. Conosci già Connie Robinson? È la proprietaria del pub e un vecchio contatto del DedSec, ma anche una mezza campionessa di boxe. Sali sul ring con lei, ti mostrerà come usare i pugni. Ecco così! Ecco così! Cerca di superare la mia difesa. Trova il punto debole. Stai imparando! Stai imparando! Continua a muoverti. Crea della distanza tra me e te. Continua così. Stai imparando. Ciao e benvenuti a una nuova puntata di Upload. Ti ho chiamato per chiederti un favore. Molto bene, hai tutto? Sai come fare a pugni senza colpirti da solo e hai capito che è meglio non sparare all'impazzata? Splendido! Sto preparando un piano d'attacco per trovare Zero Day e metterli con le spalle al muro. Ma mi serve qualcuno con delle spalle vere e proprie, e ti voglio pronto. Dobbiamo saperci controllare se vogliamo convincere a breve nell'episodio il pubblico che non siamo dei fanatici violenti. Confido che tu sappia gestirli al meglio, ma ricordati, ora rappresenti il DedSec. Mia pazienza ha un limite. Fai un bel respiro. Una cosa per volta, da dove inizio? Una cosa è certa, Londra è sotto occupazione. Le strade sono pattugliate da mercenari armati che dovrebbero garantire la sicurezza, ma in realtà diffondono la paura. Si sa, la paura tiene a bada la gente. Albion può permettersi di fare quello che vuole. Dobbiamo spingere la gente di Londra a resistere, mostrando a tutti che Albion non è la soluzione, è il problema. A questo proposito ci servono informazioni. Sto inviando le coordinate di 2 posizioni al tuo Optic. Ottimo, Bagley. Io ho individuato 2 possibili obiettivi. Uno, sabotare la propaganda di Albion, ricordando alla gente che Albion non è l'unica scelta possibile. 2, acquisire informazioni sulle operazioni di Albion per ostacolare i loro piani. Ci stai? Sono pronto a scendere in campo, mia cara. Perfetto. Coinvolgiamo la gente di Londra. Ok, abbiamo finito. Fuori dai piedi. Sei sospettato di essere stati vittima di una... Ma davvero? No, aspetta. Hai qualcosa addosso? Dimmelo subito. Sì. Provaci con me, fascista di merda. Non sei altro che una misera canaglia, no? Vero? Non è una partita di rugby. Che spettacolo indecoroso. La zona è tappezzata da orrendi simboli di Albion. È impossibile ignorarli. Datti da fare, le cose inizieranno a cambiare. Dobbiamo dare a Camden una bella ripulita. Sarà un giochetto. Tutti i cittadini hanno un ruolo importante. Osservate e segnalate. Aiutateci a tenere a freno il crimine e a mantenere le strade sicure. Circolare, posso dare una mano? Apprezzo la collaborazione. Hackerando quella piattaforma verticale potresti accedere al tetto. Attenzione, la cyber security di base è una vostra responsabilità. Manomettere il dispositivo Optic che vi è stato assegnato vi rende vulnerabili ed è vietato dalla legge. Molto bene, ora avremo l'attenzione dei cittadini. Sapranno che c'è qualcuno che si oppone ad Albion. Accenderemo la fiamma della ribellione. E poi la zona è diventata più bella da vedere. E ora? Devi impossessarti delle informazioni sui piani di Albion, così sapremo esattamente cosa fare per ostacolarli. Spettacolo! Insomma, guarda dove vai. Ignorante. Subito. Scusa. Se scopriamo qualcosa, ti faremo sapere. Fidati. Lo so. Oh, no! Avete visto? Allucinante. Sì. Sì, chiaro. Sì. Albion ha trasformato le Royal Courts of Justice in una base operativa. Oh, Gaudio. Ora Albion ha il potere di trattenere chiunque ed ignorare bellamente tutto ciò che si avvicinerebbe a un giusto processo. Esatto. Tuttavia è probabile che qui troveremo informazioni su come Albion prende di mira quali dissidenti e per quali motivi. Quei dati ci servono se vogliamo sabotare le loro operazioni.